Allora, abbiamo avuto alcuni problemi, come avete potuto, diciamo, rendervi conto, e quindi con un anticipo, diciamo, quasi un fuori onda, passiamo direttamente alla puntata, cercheremo di recuperare lo spazio appunto che abbiamo saltato, alla puntata di Voci Radicali. E per questa appunto puntata di oggi abbiamo come ospite Ivan e Otvos. Appunto Ivan e Otvos, che già lo vediamo, credo. Ci senti bene, Ivan? Il collegamento è buono? Tutto perfetto. Perfetto. Ivan e Otvos, dimmi se ti presento in modo errato, è un giornalista, e con lui praticamente Prova. parleremo oggi di un progetto che da un po' di tempo, diciamo, è in, diciamo, tra virgolette, in caldo, un progetto di legge sulla riforma in qualche modo dell'ordine dei giornalisti. È un tema caldo, un tema che coinvolge quello che è la libertà di espressione, il concetto di in qualche modo la stampa, il controllo sulla stampa, il discorso degli ordini, un discorso, un tema, appunto, siamo all'interno di Voci Radicali, quindi un tema radicale per eccellenza. E appunto con Ivan, che appunto peraltro è appunto un giornalista e quindi è un interno un pochino alla vicenda, poi ci dirà anche in che dimensioni lui si muove, in quali, diciamo, ambiti giornalistici, territoriali, a che livello si muove all'interno di questo ambito, di questo mondo del giornalismo. Approfondiamo un pochino questa, affrontiamo più che altro, affrontiamo questo discorso. Ivan, io darei a te la parola per una parte introduttiva nella quale magari potresti, anche io ho fatto una tua presentazione magari un po' scarna, e cominciare un pochino anche a introdurre il tema. Quindi se tu sei pronto, ti passerei la parola. Grazie innanzitutto per avermi invitato. La tematica ci impone di fare una precisazione. Io non sono un giornalista nel senso canonico del termine, questo è bene dirlo perché non vorrei mai offendere i giornalisti, quelli veri, quelli che hanno, come diceva Montanelli, non son dignus, no? Per cui mi tengo la mia qualifica di operante nel sottobosco editoriale. E altro, diciamo. L'ambito nel quale opero, così tanto per presentarmi, è un ambito locale, nella provincia di Latina. Mi occupo di politica e di inchieste Ivan, scusa se ti interrompo, istituzionali. mi chiedono di dirti di avvicinarti un po' al microfono, almeno di alzare un po' il volume, se no non si sente. Scusa Allora, se ti vediamo interruzione, vai pure. se mi sentite bene. Sì, adesso Sennò meglio, provo. sì, vai. Ah, vabbè. Se no provo ad alzarlo direttamente Anche se questo. ti riesci a alzare il volume, sì. Comunque, dicevo, opero principalmente nel. Ho alzato troppo. Mi sentite? Sì. Benissimo. Opero in un campo, come ho detto, locale. Come molti giornalisti, fare le cose a due livelli, c'è il metodo di fatto del fare le cose, poi c'è il metodo scritto sulla carta. La maggior parte delle persone, comunque sì, la stragrande maggioranza delle persone che scrivono per i giornali, soprattutto locali, sono collaboratori, e gran parte di questi non sono giornalisti nel senso biblico del termine. Ma non voglio perdermi, non è una lamentela la mia, è proprio un dato di fatto a livello editoriale. Tra l'altro, se l'albo dei giornalisti ha come obiettivo quello di evitare che le persone che operano nel campo editoriale o giornalistico siano sottopagate o addirittura sfruttate, direi che già sotto questo punto di vista ha fallito, ma da tempo immemore. L'ordine dei giornalisti, lo sappiamo tutti, è una idea derivante direttamente, come posso dire, è un esempio molto chiaro di quello che sono la deriva degli ordini in Italia, non tanto perché sia quello più dannoso, perché probabilmente ce ne sono altri a livello economico che creano più danni, ma proprio perché è stata un'invenzione, un parto della mente di Mussolini, che come noto era giornalista, e i giornalisti, diciamo, conosceva molto bene i suoi polli, per cui sapeva quello che faceva quando si è andato a inventare questa cosa.
l'ordine poi è stato riformato, è stato fondato sostanzialmente nel 63, però è una di quelle riforme che i radicali hanno sempre osteggiato in maniera contundente, perché, come abbiamo visto, non metteva fine alla legislazione fascista, come in moltissimi altri casi, e ci metteva in una condizione di essere in uno stato di continuità effettivo con la legislazione fascista. Per questo è esemplificativa, se non altro perché è stato proprio un parto diretto della mente di Mussolini, che ha regolamentato per controllare meglio i suoi polli, mentre in Germania non se ne sentiva nessun bisogno, perché lì erano molto più contundenti, diciamo che lì c'era un ministro alla propaganda che diceva che voi dovete scrivere questo e non c'era nessuna possibilità di discontinuità con la linea editoriale. Come io cito di nuovo Montanelli, ai giornalisti italiani piaceva molto riunirsi nei caffè e prendere in giro il duce tra di loro e poi dopo fare ognuno il loro lavoretto da servizio stampa. Oggi questo lavoro da ufficio stampa lo continuiamo a vedere, ci sono moltissimi, anzi per fare l'ufficio stampa di un comune bisogna proprio, è proprio una richiesta espressa, non si può fare un ufficio stampa di un comune se non si è iscritti all'albo. Quindi siamo nella condizione dove ci sono giornalisti che erano direttori di giornali e l'anno dopo si ritrovano ufficio stampa di un comune. Per quale motivo? C'è la possibilità comunque sia di ragionare, non voglio dire che tutti quelli che l'hanno fatto sono disonesti, però c'è comunque sia un incrocio di interessi. Sarebbe possibile in un paese normale come l'Inghilterra o gli Stati Uniti che il direttore di un grande quotidiano, anche solo locale, l'anno dopo te lo ritrovi in campagna elettorale con il sindaco entrante o che addirittura arriva lui e dopo 5 minuti arriva il sindaco, ma lo prenderebbero in giro tutti. Da noi invece è un ruolo istituzionale, un ruolo anzi di rispetto, con tutto il rispetto per coloro che fanno gli uffici stampa del sindaco, che fanno un lavoraccio ed è nel senso proprio, è proprio un lavoro, è un grande lavoro, quindi non voglio sminuire, però non è sicuramente un ruolo di giornalista, non capisco, è un responsabile di comunicazione, non capisco quale nesso c'è tra l'avere la tessera del giornalista ed operare per un organo istituzionale. È una cosa che non riesco. Se non altro, è possibile che questa cosa sia sbagliata? Che si può definire sbagliata nel senso che se due entità come queste sono a così stretto contatto, finiranno con l'essere forse una complice dell'altra piuttosto che una che dovrebbe essere esterna. Uno dei principi del giornalismo è che bisogna essere esterni alla indipendenza. Dalla tematica di cui si parla, perché sennò ci potrebbe essere una qualsiasi, non parlo di obiettività, quella è un'utopia È probabilmente, un'utopia. però sì, però almeno essere indipendente, cioè se non posso parlare sempre di mio cugino, è normale che poi si creano delle brutte, diciamo così, delle brutte commistioni. A livello locale queste commissioni sono perfettamente legali, sono perfettamente, anzi, sono alla luce del sole e sono sotto a tutti i livelli. E credo che vada salendo sempre, cioè è sempre più un esempio del nazionale. Al nazionale abbiamo visto cose turche. Ci sono alcuni personaggi che vorrei ricordare, che ringrazio questa trasmissione perché mi dà l'occasione di dire due cose. Una, io non so se il giornalista del quale parlo, che secondo me è un giornalista vero, anche se probabilmente, non so se poi in seguito sia andato a farsi la tessera, però vi faccio un esempio su tutti, Pino Magnaci. Basta andare a vedere su Wikipedia chi sia questo signore. Questo signore, Pino Magnaci, da quanto ne so io l'ho anche intervistato, ho avuto modo di conoscerlo, seppure solo telefonicamente, con una trasmissione molto simile alla vostra, per quello che ne so. Non ha mai avuto la tessera da giornalista, almeno fino a poco tempo fa, ed è stato denunciato 2 volte per l'esercizio abusivo della professione di giornalista. Questo signore, vi voglio solo leggere un passaggio, ha subito negli anni, leggo da Wikipedia, non sto tirando fuori, molteplici minacce e diversi attentati mafiosi. Tra i più gravi c'è il pestaggio subito dallo stesso Pino Magnaci in seguito all'abbinamento di 5 Stelle abusive costruite da Partinico della famiglia mafiosa Vitale detta Fardazza, che poi in un altro ambito vuol dire tutta un'altra cosa, è meglio lasciare perdere. Nel 2008 viene incendiata un'auto dell'emittente parcheggiata sotto la televisione,
Il direttore della televisione è sotto tutela dei carabinieri, ha subito anche un tentato omicidio da parte di un minorenne che ha cercato di strozzarlo con la cravatta. Cioè, a questo livello siamo. Ecco, questo signore è stato denunciato non una volta, due volte, da persone delle istituzioni, e magistrati hanno dovuto seriamente seguire le considerazioni di questi diffamatori, di questi personaggi che, anche se non hanno fatto niente di male, solo per denunciare una persona che esprimeva la sua volontà e che in redazione ha, nella redazione dei suoi programmi, ha il co-conduttore dei programmi di Peppino Impastato a Radio Out. Cioè, questo signore è stato denunciato due volte per esercizio abusivo della professione di giornalista. Personalmente conosco diversi giornalisti di fatto, ma non di nome, minacciati dalla camorra o dalla mafia anche nel nostro territorio, e ho sentito procuratori, ho sentito personaggi importanti dirgli: no, forse è meglio che non ti facciamo conoscere, perché tu più parli più sei in pericolo. No, perché tu forse hai detto qualcosa di troppo, forse è meglio che per un po' stai zitto, alla trasmissione televisiva a parlare di questa cosa è meglio che ci va un altro, è meglio che... Perché? Non essendo nessuno, non essendo niente, sostanzialmente è meglio che si sta zitto, perché non c'è nessuna tutela, a meno naturalmente se non si è in pericolo di vita imminente, probabilmente lo Stato lo tutelerebbe comunque, però non è nell'ordine dei giornalisti, ed ecco che non è una voce, quasi si può dire, non è una voce alla pari delle altre, nonostante che facciano il loro lavoro in maniera egregia, e questo anche hanno. Zero è una delle poche trasmissioni che ha avuto quantomeno il buon gusto di sottolineare questa cosa e di intervistare questa gente, di farla conoscere, perché altrimenti molti di questi non si sarebbero mai nemmeno conosciuti. Recentemente alcuni alti dirigenti dell'Ordine dei giornalisti hanno presentato delle lamentele riguardo a come si parla della riforma dei giornalisti. Dicono che c'è molta disinformazione, dicono che c'è questa gente pazza che va in giro dicendo che forse aboliranno l'ordine dei pubblicisti, altra medaglia d'oro al valore Ecco, per aver. entriamo proprio nel vivo. Che cosa si prevede, soprattutto relativamente a quest'altra categoria che sono i pubblicisti? Che cosa si prevede che avverrà con questa riforma, che è praticamente anche questo un lavoro che è un work in progress? Allora, io il work in progress vi invito ad andare a vedere l'articolo che c'è scritto all'interno dell'albo dei giornalisti del Lazio, se non sbaglio, l'Ordine dei giornalisti, no, sul Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, ad opera scritto da, abbiate pazienza, Enzo Jacopino. Enzo Jacopino ha scritto un lungo articolo dove cerca di sfatare queste voci che girano sul web, sull'albo dei giornalisti. E in più di un'occasione dice che lui è il primo a non saperne niente. Proprio vi invito a leggerlo, ci sono molti punti che lui va. Il nostro ordine è già stato sulla strada della formazione, perché la formazione potrebbe essere il prossimo scalone dove mettere l'argine. Da ora in poi solo laureati con master e con Enzo 18 Jacopino, se mesi. non sbaglio, è il presidente dell'ordine. Eh sì, è il presidente dell'ordine, infatti dovete andare sul Comitato Nazionale. Un attimo, perché questi sul Consiglio Guarda, adesso nazionale, metto in pardon. chat un articolo interessante con una sua intervista, e la metto nella chat per chi può essere interessato. E volevo anche dire che abbiamo tra radicali un esempio che ci ricorda Marzio Vitale. Marzo Vitale ci ricorda un esempio importante di giornalista non iscritto all'ordine e che ha fatto in qualche modo delle cose storiche ed egregie, So già di chi stiamo mettendoci la vita, che è parlando. Antonio Russo. E so già, infatti era il mio prossimo, cioè avevo detto che avrei parlato di due persone. Ringrazio questo Ah, ascoltatore che lo ha ricordato. sono levato argomenti, scusa. No, 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 ha fatto benissimo, perché è evidente che c'è una sensibilità da parte dei radicali. Recentemente hanno scritto un libro, non mi ricordo l'autore del titolo, mi scuserà, che si chiamava I veri intoccabili, no? E sulla parte che parla dell'ordine dei giornalisti, almeno lui ricorda che c'è un unico, il primo vero grande nemico mortale dell'ordine dei giornalisti è stato il Partito Radicale. Su Antonio Russo io vorrei lanciare una provocazione.
Fermo restando che tutto il rispetto possibile per il lavoro di Saviano, che ha avuto le capacità di fare il giornalista, ma soprattutto il portatore di cultura, colui che ha anticipato molte tematiche della questione mafiosa anche al nord, che si è dovuto mettere faccia a faccia anche con il ministro Maroni per questa cosa. Ma comunque sia, una persona che ha avuto delle capacità, quantomeno di narrazione di una realtà esistente. Una delle critiche che fanno a Saviano è: ma lo sapevano tutti? La risposta è: ma se lo sapevano tutti, perché non lo diceva nessuno? Quindi ha fatto benissimo. E Saviano è uno dei pochi che, se lo vedo ancora, mi emoziono, che se lo vedessi per strada, difficile perché fa una vitaccia. E di questo gliene siamo grati. Se lo vedo per strada, però mi emoziono e gli chiederei anche addirittura l'autografo. Però se Saviano è un eroe, è l'eroe che è, chi è Antonio Russo? Antonio Russo operava fuori da qualsiasi schema, viveva nelle case delle persone che vivevano la guerra. C'è un bel documentario sulla guerra in Cecenia, dove c'è un signore, un tipico ceceno con un bel cappello, un ampio cappello di paglia, che dice: io rilascio queste dichiarazioni perché conoscevo Antonio Russo. Antonio Russo viveva con noi, cioè a vedere le case di queste persone che devono spostarsi frequentemente perché c'erano i raid, e viveva con noi, ha vissuto 3 mesi nel nostro villaggio. Allora la domanda è: se Saviano è l'eroe che è, e tutti glielo riconosciamo, Antonio Russo chi è? Non è nessuno. Andate a vedere, per esempio, il web. Io, questo è un appello che faccio ai radicali che conoscevano Antonio Russo. Il web è uno strumento importante. Andate a vedere quanto è bella la pagina di Saviano di Wikipedia e andate a vedere che schifo che è la pagina di Antonio Russo su Wikipedia. Sono tutte citazioni senza fonte, senza documentazione. Sembra che una di quelle pagine che scrive uno vaneggiando, no, sembra quasi una cosa millantata. E noi corriamo il rischio di perdere l'esempio di un giornalista vero, perché è giusto quello che dice Pannella, non è che per fare il giornalista bisogna per forza finire in CD. Però il giornalista è colui che va dall'altra parte della collina a vedere cosa c'è nel villaggio vicino e torna indietro a riferire. E se dall'altra parte c'è la guerra, deve riferire della guerra, non di uno scontro in punta di fioretto, andate tranquilli in vacanza, poi vai lì e ti ritrovi in mezzo al casino. È una persona che ha un ruolo sociale. Questo ruolo sociale non può essere in mano a un ordine che è stato ideato da un dittatore fascista. È una cosa che non sta né in cielo né in terra. E i radicali, io lo so che i radicali hanno fatto le più grandi e le più aspre battaglie, meglio, nessuno glielo nega, ma santi Dio, con la stessa contundenza e con la stessa. Abbiamo cercato, hanno cercato, perché io non ero lì attivamente, era il 97, ero anche un pochino più giovane di oggi. Hanno cercato di fare un referendum che non è passato a livello di quorum, ma dove la maggior parte dei cittadini si è espressa alla cancellazione dell'ordine, non alla riforma, levo questo, faccio quell'altro. Figuriamoci, qualcuno mi potrà dire, lo Stato sfascista o fascista o partitocratico italiano non tiene in considerazione dei referendum quelli veri, Ecco, in questo figuriamoci caso Ivan mi hai tolto a quelli. me del materiale, stavo giusto facendo questa obiezione. Figuriamoci quelli non raggiunti dal quorum. Però attenzione, perché noi con questo corriamo continuamente il rischio di serie B a livello di informazione, sebbene abbiamo delle eccellenze e non da poco. Ma vedere oggi Silvio Berlusconi che si presenta in Senato e dice che vuole fare la riforma costituzionale per il presidenzialismo forte e via dicendo. I giornalisti, invece di dirgli: scusi, ma lei non è quel signore che per 17 anni ha promesso questo mondo e quell'altro, che adesso invece si sta provando a ricandidare, aveva detto che non si candidava alla presidenza della Repubblica? No, gli chiedevano: ma sarà un doppio turno alla francese, oppure perfino quello del Fatto Quotidiano si è alzato e cercando di fare una domanda sagace si è impappinato e non si è capito niente di quello che ha detto. Invece di mandarlo a dormire, come farebbero in qualsiasi paese, lo stanno lì e dicono: ma sarà doppio turno alla francese oppure volete fare una cosa più alla... ma sarà una elezione diretta oppure prima farete... ma così, se continuiamo ad andare avanti così, era tanto vale, veramente tanto vale, che si ritorni al
che si finisca con questa bella moda dell'inviata che tiene il microfono e con le domande da studio. Tanto la linea editoriale la fanno i direttori, sembra di vedere i telegiornali sportivi dove c'è l'inviato nello spogliatoio Sì, che tiene il sì. microfono e lì a far nulla tiene il microfono e fanno le domande da studio. Quando ci Sì. sono le domande, perché le domande è noto che sono sempre un problema. Poi ci vengono a dire, o comunque sia, mi tocca sentire dire, per esempio dal forum radicale inufficiale dove noi tutti girovaghiamo e noi tutti cerchiamo di capirci qualcosa, mi tocca sentire delle persone che dicono: ah, ma il Movimento 5 Stelle, forse è l'ora di ascoltarlo perché evidentemente questo sistema non ha funzionato, noi viviamo di sogni. Ma sogni, veramente, scusate l'espressione, un paio di balle. Mi viene in mente la battuta di Guzzanti che diceva, vestito da massone: ma la vogliamo provare una volta questa democrazia della quale tanto si parla e della quale tanto si favoleggia? Cioè, la vogliamo provare? E naturalmente Licio Gelli dall'altra parte dice: ma che sei pazzo, non si può fare. E siamo allo stesso punto. La democrazia in Italia non l'abbiamo mai avuta e l'ordine dei giornalisti partorito da un dittatore con tutte le conseguenze che ce ne sono state è ancora in piedi e nemmeno il presidente dell'ordine dei giornalisti è in grado di dire oggi, o vuole dire oggi, quali saranno le conseguenze dei prossimi scaloni. E di quello per arrivare, perché immagino che tu di questo volevi soprattutto sapere Sì, se qualcosa. riesci, poi eventualmente possiamo anche fare un'altra puntata, abbiamo altri circa 8-9 minuti, quindi se riesci a... Io l'unica cosa che posso dire è che l'orientamento è verso la formazione, però noi siamo verso la formazione, quindi il laureato con il master e il apprendistato a 18 mesi. Lasciando perdere che oggi gli ordini dei giornalisti in ogni regione hanno una regola diversa, quindi nel Lazio devi scrivere 80 articoli per 2 anni a 5.000 euro di contributi, che poi sono contributi che nessun giornale, chi li pagherebbe? Sono tutti finti. Chi pagherebbe contributi per una persona che si vuole fare il tesserino da pubblicista? Per farsi il tesserino da giornalista occorrono 15.000 euro di contributi l'anno, ma chi te li dà? È evidente che è una cosa fatta solamente per tenere. Ci sono associazioni cosiddette antimafia dove il dirigente dell'associazione è parente a livello, diciamo così, il senior. È parente del dirigente dell'associazione junior dei ragazzi che si è preso la tessera da giornalista con l'associazione e con un'altra meritoria collaborazione con alcune associazioni di giornalisti e vi dicendo. Non ha mai E in scritto un questo credo che articolo c'è sul un giornale in vita. ruolo anche le scuole di giornalismo. Sì, ma il ruolo della scuola di giornalismo, cioè. A me, da quello che ne so, da quello che mi dicono i miei, diciamo, i più degni, i miei colleghi che sono andati a fare l'esame anche recentemente, no, io colleghi non ne ho perché io, come ho detto, sono un cialtrone, un calciabarattoli allo sbaraglio, quindi io non ho colleghi, i miei colleghi sono i barboni, i senza tetto, siamo colleghi, diciamo così. Però, diciamo, i Siamo miei tutti colleghi, superiori, allora. queste entità superiori con la tessera, mi dicono che fanno molta, sulle domande si concentrano molto sul diritto e si parla su come si elegge il Presidente della Repubblica, vallo a sapere, visti gli ultimi risvolti, però mi piacerebbe proprio sapere se questi signori che fanno questi esami sanno leggere una delibera, o se l'hanno mai letta una delibera, o se hanno mai intervistato una prostituta per strada, o se hanno mai ascoltato le persone delle quali stanno seguendo le vicende che gli telefonano in lacrime perché li continuano a passare con i camion dell'immondizia davanti casa e tu vai lì di notte. Allora, siccome noi l'orientamento, scusami se ho fatto una digressione, l'orientamento è verso la formazione, abbiamo due battaglie in una, perché noi siamo sia contro l'ordine dei giornalisti che contro il valore legale del titolo di studio. Allora, se io ho un giornale, se io avessi la possibilità di fare un giornale, a me non mi interessa niente se tu hai la laurea o hai il diploma. Mi interessa che tu sia in grado di fornire e di seguire le linee deontologiche generali a beneficio della gente,
non a beneficio di un ordine che non si sa, non sanno neanche loro come si chiamano, non lo sanno neanche loro chi sono o cosa fanno. Se uno guarda sull'ordine regionale dei giornalisti del Lazio, ci sono le notizie, le notifiche sui giornalisti, ce n'è una che mi ha fatto sbellicare che dice che il giornalista tale De Italia è stato richiamato all'ordine a un ammonimento per aver dato un colpo di sedia in testa a un suo collega durante una partita di calcio. Cioè, ma che ordine è che si mette a disquisire su queste cose? Non capisco, però Siamo alla questi farsa, o sono quasi. come? Siamo alla farsa, o quasi. Siamo alla farsa, come dicevo. Nel vedere oggi il nostro ex presidente del Consiglio candidarsi di fatto alla presidenza della Repubblica, lui ha detto, non è una, alla domanda, ma Casini ha detto che lei, che se c'è lei, ha messo un veto sulla sua persona, se c'è lei non fa alleanze con il PDL, lui ha detto, io, Alfano ha detto, a me questa cosa non mi risulta, non è vera, perché nessuno gli ha cacciato fuori l'intervista che ha fatto. Perché non li cacciano fuori l'intervista che ha fatto la stampa? Alla stampa Casini ha chiaramente detto: se c'è Berlusconi non ci sono io. Cioè, no, la domanda successiva, quella che mi ha fatto, è stata quella sul doppio turno. Cioè, allora, che cos'è? Tutti questi, il beneficio della tessera da giornalista, qual è per la comunità? In definitiva, la domanda è questa: chi è che ha fatto il beneficio? L'ha fatto Pino Magna, l'ha fatto Magnaci? L'ha fatto Russo o l'ha fatto Renato Farina? Cioè, chi sono queste persone? Non volevo assolutamente fare, non voglio assolutamente fare nessuna critica a Saviano, lo ripeto, lo dico e lo ripeto, però la mia domanda che vorrei che emergesse da questa puntata è se Saviano è un eroe, e lo è, per molti lo è, quindi io non, poi la questione eroe per me è un altro significato, quindi non mi addentro, però se per la maggior parte delle persone Saviano è indiscutibilmente un eroe, Russo chi era? Chi era? Esattamente, è Russo? molto chiaro. Sul versante informazione in questo paese stiamo in una situazione veramente drammatica. Nella situazione in cui io voglio citare la fonte di questa notizia, che è una trasmissione che ho seguito su Radio Radicale, ho appreso che in Sicilia, se non sbaglio, un blogger a livello locale abbastanza importante, è stato incriminato di un reato che è stato riesumato, erano alcuni. Decine di anni che non si usava più e che è stampa clandestina. È stato incriminato per stampa clandestina e poi Sai con. perché l'hanno fatto? Sai perché l'hanno fatto? Per due motivi. Prima di tutto perché proprio con il caso di Magnaci, l'esercizio abusivo della professione di giornalista, sta decadendo come da solo, cioè è una cosa che non ha nessun senso, tant'è vero che è stato assolto una volta perché il fatto non sussisteva. E se il fatto non sussisteva vuol dire che lui, nonostante che non aveva nessuna tessera, e nonostante che la sua struttura era legale, lui diceva quello che voleva e quindi non c'era nessuna. Ma la stampa clandestina è l'ennesima deriva, quell'ennesimo argine per cercare di differenziare anche giustamente, perché ci sono anche dei profili che vanno approfonditi nel web, però è come che se domani ti denunciano a te per stampa clandestina perché fai liberi.tv. Cioè, il margine è questo. Non Io ho il importa timore che quello prima o che. poi accada, ma saremo a Ma vedere. infatti non importa quello che dici, l'importante è il mezzo che stai usando, che se non sbaglio è al di fuori dei canoni delle testate giornalistiche. Allora tu, Sicuramente. se vuoi, io adesso finisco con una barzelletta così puoi far passare il programma per intrattenimento, però, cioè, se ci metti una barzelletta di mezzo forse riesci a passare come fanno un po' in tanti. Però le leggi in Italia in materia diciamo così, di ordini professionali sono tra le più ridicole al mondo. L'ordine dei giornalisti è il più esemplificativo, sarebbe quello che la gente accetterebbe più di buon grado, prima di tutto, riordinato uno, poi gli altri vanno dietro. Allora, non dobbiamo sempre cominciare a dire, eh no, ma no, questa cosa no, perché non è attuale, perché abbiamo la cosa abbiamo le carceri, che è un altro tema che se ci fosse stata una stampa normale non avrebbe avuto ragione di esistere.
Queste sono derive importanti. I famosi prodromi del fascismo che provengono, che generano questa ed altre situazioni, e per il quale giustamente il Partito Radicale si batte per segnalarli, anche con i gesti, diciamo così, plateali come la stella gialla e tutto il resto, sono da comprendere anche a un livello più, magari apparentemente più innocuo, perché proprio come abbiamo cominciato la nostra trasmissione ricordando che i giornalisti del periodo del ventennio fascista preferivano avere la tessera gratis per entrare in teatro, o però poi preferivano radunarsi nei bar e deridere gli starace, deridere Mussolini, deridere coloro che gli avevano dato quei privilegi. Allo stesso modo, oggi esiste una gran parte della stampa, ci sono un sacco di, una delle frasi più ricorrenti dei giornalisti è: io, guarda, io sono una. Se potessi dirlo io, se potessi farlo io, invece la base del giornalismo, quello diciamo all'americana, io non sono un appassionato non sono uno che mitizza il sistema anglosassone di per sé, ma la base del sistema americano è che quello che dice spesso uno, ahimè, che diciamo con il quale non andiamo troppo d'accordo spesso, ma che non sempre dice delle cose corrette come travaglio, dovrebbe essere il cane da guardia della libertà del cittadino. Certo, poi con anche qualcun altro che ti può dire: guarda, Travaglio è tanto bravo, è tutto quello che vuoi, però la sua dottrina, diciamo così, la sua capacità di essere inflessibile gli proviene dal fatto che per le persone guadagnano un tot, è facile essere retti, è Sì, facile Iman, essere per ti devo le persone. interrompere perché siamo in chiusura. Molto interessante parlare con te. Possiamo approfondire questo argomento anche con altre trasmissioni, appena avremo magari degli sviluppi su questa riforma, su questa proposta Saranno degli di sviluppini legge. straordinari. Infatti, speriamo di avere ancora la libertà di poterne parlare. Io ti ringrazio, ti mando i saluti da parte di Stefano Russo che sta collegato sulla nostra chat. E ti Voglio invito a seguire le nostre trasmissioni e approfittare sicuramente. spassatamente dei tuoi spazi salutando Russo e pregando la Francesca Scoleri di prendersi una vacanza una settimana almeno nei nostri forum, andare ai forum loro dove bannano la gente e sono più, diciamo, hanno un concetto molto liberale della questione. Per cui si prende una Riferiremo vacanza, allora. vada a vedere una settimana di tregua. Dico, va bene, Va bene. saluto e Riferiremo. ringrazio e vi seguo sempre e vi continuo a seguire. Grazie ancora, Ivan, e seguite il seguito del nostro palinsesto. Grazie ancora, ciao Ivan. Ciao.